e intanto della vita io mi sto innamorando, comunicando, comunicando. Amiche e amici di Volume Right, siamo qui con Alberto Rebora, responsabile della compagnia Teatro Danza Espressioni Vaganti. Come per tutti gli altri ospiti che oggi ci hanno dato l'onore di un'intervista, chiediamo anche a te, qual è, che rapporto c'è tra la salute e le tematiche LGBT che sono state portate in questa serata? Ma fondamentalmente il legame che c'è tra la salute e le tematiche LGBT sono legate al fatto che spesso le persone LGBT vivono in una condizione di sofferenza perché, come è stato detto prima sul palco, purtroppo sono costrette o a nascondersi o a non rivelare i loro orientamenti, e per cui va da sé che la tematica LGBT e la salute vanno di pari passo, perché le persone per stare bene devono poter essere libere di poter esprimere i loro orientamenti, i loro innamoramenti, le loro affettività e via discorrendo. E come la tua associazione permette di fare questo? Semplicemente all'interno del gruppo di teatro ci sono persone che non sono prevalentemente persone LGBT, ma sono persone, come dicevo prima, assolutamente trasversali, per cui ci sono persone eterosessuali, persone LGBT, persone che non hanno voglia di darsi un'etichetta, per cui il bello sta proprio in questo, no? Nel condividere delle emozioni e dei momenti, a prescindere da quello che poi uno fa nella sua vita privata e quelle che sono le sue scelte affettive. Un'ultima domanda, più informale. Cosa fai tu per la tua salute? Ultimamente molto poco, infatti sono ingrassato, però diciamo che quando riesco l'attività che faccio di più è danzare. Grazie mille, alla prossima. Comunicando, comunicando.